Una delegazione dei dipendenti dell'ARDIS, l'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, ha chiesto di essere ricevuta dal Presidente della Regione, Mario Oliverio, per sollecitare la nomina di un commissario liquidatore. Gli stessi si sono ritrovati a Palazzo Alemanni per l'ennesima volta, dopo aver più volte chiesto garanzie sul loro futuro occupazionale. Siamo delusi e amareggiati in quanto già la Giunta Oliverio, la Giunta Loiero, ha commissariato la nostra agenzia. Successivamente le funzioni prestate, erogate dall'ARDIS sono andate a finire all'università senza provvedere al trasferimento degli stessi dipendenti. Quindi 15 famiglie sono rimaste senza lavoro e senza stipendio. Ora tutte le nostre speranze sono appunto rivolte al nuovo governatore della Calabria. Noi siamo soltanto 15, però noi abbiamo un diritto acquisito in quanto abbiamo 26 anni di servizio. Bisogna provvedere urgentemente per questi 15 dipendenti, 15 famiglie di cui la metà sono monoreddito. Siamo rimasti senza stipendio, senza commissario liquidatore, appunto per poi collocarci in una sede diciamo di natura pubblica, lavorativa, dal momento in cui siamo già in possesso di un contratto a tempo indeterminato. Dopo qualche minuto di attesa, i lavoratori sono stati ricevuti e hanno potuto esprimere il loro disagio, sperando che la loro situazione, pur trattandosi di sole 15 persone, non venga sottovalutata. Avete avuto un incontro con un rappresentante dello staff del Presidente, non lui in persona, ma comunque avete avuto modo di esporre i vostri problemi. Quali risposte vi sono state date? Dunque, momentaneamente siamo stati ricevuti dal dottor Iacuzzi, che fa parte dello staff appunto del Presidente. Ci sentiamo alquanto fortunati perché è una persona gentile alla quale ha sposato il nostro problema lavorativo. Però la situazione, essendo complessa, naturalmente deve unire tutta la matassa con gli altri responsabili, dalla ragioneria, dalla convenzione, insomma da tante cose, perché il 31 marzo, appunto, come dicevo, cessa l'ARDIS, quindi farà di tutto per dare delle risposte non soltanto per lo stipendio, bensì per gli stipendi arretrati, bensì per la collocazione, quindi per una soluzione quindi definitiva al problema. Vi ha dato dei tempi? Tra qualche giorno, insomma, deve unire tutto, quindi il tempo ci vuole, anche se il tempo non ce l'ha chi è monoreddito come noi, che appunto non può più attendere, non può più aspettare.